corso di laurea 3 anni di 'ndrangheta. Gli esami sono molto vari, allora va dalla balistica chiaramente a tutto il tipo di armi sia automatiche che a tamburo, poi va anche dall'anatomia a come far sparire ad esempio un cadavere piuttosto che il riciclaggio, perché uno dice ma come mai fai il corso di laurea in 'ndrangheta? È troppo specifico, invece se ragioni bene è anche un mondo che è correlato alla finanza, all'anatopatologia, al fatto anche di truccare i motori per scappare con la fetta a gomme lisce, ad esempio se gli inquirenti ti corrono dietro, intercettazioni ambientali. Insomma, il corso di laurea in 'ndrangheta, a differenza di quello che in modo superficiale uno dice no, come il corso di gattologia, sai che c'era un corso di benessere del gatto all'università in Puglia e documenti riservati? Non vanno sbattuti perché, sai, la donna delle pulizie potrebbe vedere transazioni finanziarie. Quindi, come spaccare tutto bene? Spaccare un dito a un negoziante che non vuole pagare il pizzo? Come pagare il bollo dell'auto di Don Ciotti senza che la regione Lombardia sappia che è Don Ciotti? Come rispondiamo al telefono? E noi, comunque, partiamo da un fatto, una notizia vera che mi hanno letto sul giornale che vogliono appunto fare la laurea in 'ndrangheta, la laurea in Sacra Corona Unita, laurea in delinquenza minorile, come vestire anche per andare a storcere il pizzo, anche, non è che devi andare così, come coltivare le terre confiscate da proventi Se ci malavitosi. pensi bene, non è... è una laurea molto completa. A me dispiace perché ho già avuto un altro tipo di laurea che è come star male in pullman e non dire niente alla maestra, che è una laurea molto complessa, senza prendere il travel group. Però non mi ha aiutato a trovare il posto di lavoro. La laurea era come star male in pullman in gita a Venezia, stare tutto il giorno nel parcheggio di Piazza Italia tra Mestre e Venezia, quelli vanno in giro a vedere i monumenti, tu stai tutto il giorno sul pullman a star male. Le bambine della classe, quando vengono indietro, si innamorano perché dicono: questo è venuto in gita a Venezia, è stato tutto il giorno nel silos del parcheggio di Venezia e non ha visto niente. Come mai stai male in pullman? Mi dà fastidio l'odore della plastica dei sedili. Ma quando mi sentivo quell'odore lì anche della Fiat 1100 da bambino, mi veniva da vomitare. Sono venuti giù anche quelli della NASA, hanno detto: la miseria, se lei le sta male, andare su un pullman normale, chissà se lo spariamo sul colombo. Un'altra laurea molto completa, sai qual è anche? Come mettere su queste mensoline qua. È una laurea di 3 anni. E quanto tiene la mensola, perché mettere giù questa mensola, l'impatto ambientale della mensola, come digerir forte alla prima della scala, far piantarle tutto e prima della scala sospesa per digestione dalla platea. Questo si è verificato un anno, però i giornali non hanno voluto riportare questa notizia. Si è verificato nel 2005 alla Carme. Uno lì alla scala è stato male, so cosa aveva fatto, e praticamente c'era il maestro Muti e ha detto: guardi, mi dispiace, la prima e la seconda della scala, preso è andato fuori dalle bale. Quindi, tornando alla laurea in 'ndrangheta, anche roba di informatica, no? Se tu pensi, 'ndrangheta vuol dire tutto, quindi anche informatica, giusto, Piero? Abbigliamento, riciclaggio di negozi, ristoranti, intercettare il telefono, tutto, tutto.